Ciao a tutte, oggi vi mostrerò come ho realizzato questa nail art primaverile, direi quasi pasquale. E, per realizzarla ho utilizzato tutti e tre gli smalti in mini taglia della Fabi che mi sono stati omaggiati al Cosmo Prof. Ho già steso la base e due passate di smalto bianco. Ora inizio utilizzando questo piattino per lo stamping che, se non mi ricordo male, ho acquistato su AliExpress e in particolare userò questa immagine e stamperò utilizzando questo smaltino di Fabi della collezione Joy che si chiama Let's Dance. Procedo adesso dando una passata di top coat. Prendo un dotter dalla punta sottile e vado a mettere una gocciolina di quest'altro smalto Fabi, che appartiene sempre alla collezione Joy, che si chiama Tapis de Fleurs. Ne vado a mettere appunto una goccina sul piattino che ho precedentemente utilizzato. Intingo la punta del dotter e vado a riempire gli spazi vuoti tra le righette azzurre che compongono il mio design. Adesso andrò ad utilizzare due pezzettini della parte esterna di questo striper fatto così a zigzag. Io per comodità mi sono già ritagliati due pezzettini e li ho attaccati sul tappino di questo smalto. Nell'applicarlo, mi aiuto con una pinzetta, faccio in modo che le puntine dello zigzag, diciamo, corrispondano al disegno che ho tracciato prima con lo stamping, in questo modo. Nello spazio che ho creato tra le due striscioline zigzaganti vado ad usare il terzo ed ultimo smalto Fabi, questo si chiama Irony. Senza aspettare che lo smalto si asciughi, vado subito a rimuovere le striscioline. Aspetto che lo smalto si asciughi per procedere con il mio design, riprendo Irony, ne metto una gocciolina sul piattino che abbiamo utilizzato prima, prendo lo stesso dotter di prima, quello con la punta sottile, immergo la puntina del dotter nello smalto e anche qui, però stavolta con lo smalto rosa, vado a riempire gli spazietti tra le stanghettine azzurre del mio design. Riprendo adesso Tapis de Fleurs e con questo piattino di Conad, l'M73, vado ad utilizzare questo design. Di questa figura voglio utilizzare solo una strisciolina perché andrò a posizionarla sulla striscia zigzagante rosa che ho fatto sull'unghia. Quindi metto lo smalto solo dove voglio che si vada a stampare l'immagine. Ho
questo punto non mi resta che andare a stendere una seconda passata di top coat sash fit e le voilà, il gioco è fatto. Questo quindi è il risultato finale per quanto riguarda la mia proposta pasqualina di nail art. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Io come al solito vi ringrazio di aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buona Pasqua!